Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi un video estremamente rapido nel quale vorrei parlare, siccome me l'avete chiesto in tanti, dell'attrezzatura che ho utilizzato per il mio video sulle Dolomiti che ho realizzato la scorsa estate. Abbiamo viaggiato a piedi e zaino in spalla, quindi non potevo portarmi chissà quale attrezzatura. Per questo viaggio ho deciso di acquistare la Sony A6300, che tra l'altro sto utilizzando per registrare questo video, e insieme ad essa il 19 mm della Sigma F2.8, insieme al 30 mm sempre con apertura F2.8, sempre della Sigma. Il 19 mm l'ho utilizzato sia per i video che per le foto, mentre il 30 mm quasi solo ed esclusivamente per scattare fotografie. Insieme ho anche acquistato un filtro ND variabile della GoB per gestire al meglio la luce e avere sempre costante la velocità dell'otturatore. Ogni tanto ho anche utilizzato il drone della DJI, il Mavic Air, con il quale mi sono trovato veramente benissimo, e anche a questo ho accoppiato l'utilizzo di alcuni filtri ND. Ho utilizzato poi naturalmente una GoPro, la GoPro Hero 6, insieme al gimbal Feiyu G5. Ora, mi dispiace non aver sotto mano tutta l'attrezzatura, ma mi sono dimenticato di prepararmela e devo fare il video assolutamente adesso. Mi dispiace, vi metto, come avete visto, vi metto qui le immagini. Anche per la GoPro poi ho utilizzato filtri ND. Tenevo tutto insieme, il gimbal con attaccata la GoPro e con sopra un filtro ND 16, mi pare, o 8, quello che andava bene per la maggior parte delle situazioni di luce, e tenevo tutti insieme agganciati sull'allaccio alto dello zaino, così che quando non lo utilizzavo lo agganciavo qui e quando mi serviva lo sfilavo. In più, per scattare le foto ho utilizzato anche il mini treppiede della Manfrotto, del quale ho già parlato in un video precedente. E che dire, non è stato semplicissimo gestire al meglio la Sony, il drone, la GoPro, perché era anche una vacanza, diciamo, quindi dovevo anche un po' godermela, però per la maggior parte del tempo, come si dice, ho lavorato. Per cui ragazzi, questa era una rapida panoramica sull'attrezzatura che ho utilizzato per il mio video sulle Dolomiti. Tra l'altro ho appena cambiato la Sony Alpha 3300 perché è morta la batteria e le altre che ho sono tutte scariche, per cui ora sono passato alla GH4, avete notato sicuramente il cambiamento. E niente, io vi ringrazio della visione, vi lascio il link all'attrezzatura che ho utilizzato qui sotto in descrizione e vi do appuntamento ragazzi ai prossimi video, mi raccomando, ciao!